Sono tre le medaglie d'onore alla memoria consegnate nella mattinata di oggi presso il loggiato del Genga della Prefettura dal prefetto Tommaso Ricciardi ai familiari di cittadini residenti nei comuni di Pesaro, Fano e Fratterosa deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. La cerimonia, organizzata assieme al comune di Pesaro e all'ufficio scolastico provinciale, è stata celebrata in una cornice sobria e ristretta a causa dell'attuale situazione pandemica. Assieme ai parenti degli insigniti sono state presenti anche le massime autorità militari provinciali e i rappresentanti dei comuni di residenza degli insigniti. Le medaglie d'onore sono andate a Carlo Bracceschi, di Fano, a ritirare la medaglia al nipote Carlo, a Silvio Stefanelli di Pesaro a ritirare la medaglia alla figlia Franca e a Gerolamo Nardella di Fratterosa a ritirare la medaglia i figli Marco e Francesco. Una giornata importante quella di oggi per ricordare, ricordiamo appunto perché è così importante celebrarla e anche appunto la cerimonia di questa mattina con la premiazione di queste tre persone. Sì, è una giornata importantissima, la giornata che ci sprona ad essere responsabili, ad essere memori di questo ricordo, di questo eccidio barbaro che ci fu. Oggi siamo nel 22esimo anno da che il Parlamento italiano ha istituito con legge quindi dello Stato questa giornata. È vero che il tempo passa, però purtroppo il presente non ci consente di dire che ci siamo affrancati da questa cultura dell'odio che continua ad insinuarsi in tutti gli ambienti, lo vediamo in tutte le manifestazioni dell'umana convivenza, nella scuola, nello sport, nello spettacolo, nella cultura, nella politica. Ancora purtroppo l'odio pervade questi settori. Ancora oggi si guarda con diffidenza a chi ha un colore diverso, a chi ha un'ideologia diversa. Assistiamo continuamente a violenze di genere, però questo non ci deve fare assolutamente desistere dall'impegno che dobbiamo tutti, a tutti i livelli, profondere nel cercare di arginare questa barbarie, questo fenomeno che purtroppo ogni anno ci troviamo a celebrare, perché dobbiamo onorare chi ha dato la vita innocentemente per una questione che, vorrei dire, ha avuto delle radici proprio diaboliche, perché uccidere una persona solo perché non la pensa come te è veramente qualcosa di spregevole, qualcosa che deve assolutamente essere sradicato dalle umane coscienze. Oggi verrà onorata appunto la memoria di tre persone che hanno vissuto proprio anche nel nostro territorio. Questo è importantissimo, onoriamo tre nostri concittadini, conterranei, che purtroppo in giovane età hanno dovuto abbandonare questa vita. Lo diamo un ricordo alla memoria ai familiari, perché anche questo è importante, anche per i familiari è un segno molto significativo, molto pregnante di come comunque lo Stato ricorda il sacrificio di queste vittime.